Dimmi, quanto hai vissuto da randaggio? Non saprei, nell'incubo si perde la cognizione del tempo. E dove trovavi scorte e munizioni? Lavoravo per un paio di campi, come cacciatore di taglie soprattutto. Curiosi o uomini? Entrambi. Ero famoso per il mio talento nel seguire le tracce. Beh, quali campi? Dove sono? Oltre la valle di Farewell, ma non conta più. I furiosi li hanno spazzati via. Russell ha detto che eri a Silver Lake quando è caduta. Sì, una bella pioggia di merda, credimi. Sopravvissuti? Qualcuno. Muoversi, muoversi, muoversi! Forza! Puoi correre più veloce. Tieni, prendi questo. Sono crediti della milizia per aver aiutato i miei, da usare negli spacci del campo. Ok. Se vuoi unirti a noi, stai pronto. Stiamo per partire in missione. Che genere di missione? Te la cavi a cercare tracce? Sì, direi di sì. Qui non è vita da randaggi. Si combatte una guerra. Sei all'altezza? Non sapete far di meglio. Posso arruolarti, ma è il colonnello a renderlo ufficiale. Se rimani e dai una mano, ti porterò io da lui. Puoi contarci. Bene. Dio santo. Quello stronzo è il mio anello. L'ha preso a Sara e magari di nascosto perché lei non gliel'avrebbe mai dato. Ma questo significa che sarei qui. Non sembra della milizia. Muoversi, muoversi, muoversi! Forza! Ehi, tu non hai l'aria del soldato. No, infatti, sono Wade Taylor, ma chiamami Wade. Deacon St. John. Stai scherzando? Deacon St. John? Il tuo vecchio era un prete o cosa? No. Beh, un nome coi controcazzi. Ok. Hai visto, amico? Questo posto è un vero sballo. L'ho visto. Allora, vuoi arruolarti e entrare nell'esercito, giocare al soldato? Non lo so, può darsi. Ascolta, sembri appena arrivato dall'incubo, non è vero? Sì, ero lì fino a ieri. Io stavo... E non vedo l'ora di vedere il colonnello chi per me. Ero in viaggio con altre persone, ma ci siamo separati. Tu hai mai visto questa donna? No, bello, ma non è affatto male. Me la farei volentieri. Ora devo andare. Vogliono controllare i suoi pidocchi e cose così. In bocca al lupo, Deacon St. John. Ragazzi, che nome. Dio, è fuori di testa. Non si ricorderebbe di Sara neanche se l'avesse preso a sberle. Dai, Sara, andiamo. Dove sei? Sei qui, da qualche parte. Magari in queste tende. Forse qui dentro. No, non è qui. Carini i disegni. Dio, per fortuna io e Sara non abbiamo avuto figli. Perderli deve essere. Proviamo questa. L'infermeria. Beh, con gli studi che ha fatto, dove altro potrebbe essere? Il diavolo non è neanche qui. Allora deve essere questa. Sara? Sara, sei qui? Merda, non c'è. Affanculo, qui non c'è, non la trovo. In fondo non poteva essere così semplice, no? St. John, sei su questo canale? Russell dice che hai una radio. Sì, sì, ti sento. Vieni al cancello. Arrivo. Stiamo per partire. Tu ci sei? Pronto, quando vuoi. Ci hai lavorato molto? Sì, abbastanza. Aprite!